stasera la sovrintendenza ci ha chiesto che a questo momento di festa, per festeggiare questa cupola, e per noi sembra quasi abbia messo la testa fuori il ponte della sanità con questa cupola che Maria Teresa ci ha ridato. E questo è il simbolico significato che il parroco Don Antonio Loffredo attribuisce al restauro della cupola di Frannuvolo, presentato al pubblico con un concerto dei giovani dell'Orchestra Sinfonica Ensemble Sanità diretta dal maestro Paolo Acunzo. La cupola, tra le più belle al mondo, è stata restituita all'umanità dopo accurati restauri durati 10 anni ed al costo di 313.000 euro. È molto molto impegnativo per la difficoltà riscontrata a seguito delle condizioni di abbandono della cupola. Diciamo che questo è stato un restauro abbastanza sofferto, per questo motivo anche da un punto di vista economico devo dire, perché i fondi non sono stati quelli che ci aspettavamo, però abbiamo avuto la possibilità di ottimizzarli, quindi con questo siamo riusciti a riportare quello che adesso si vede, cioè una cupola al suo antico splendore, quello che praticamente era quello che vedevano più o meno gli abitanti nel 1600, quando Frannuvolo ha realizzato questa bellissima opera. Opera particolare, perché oltretutto abbiamo scoperto che questa cupola è più unica che rara, in quanto è costituita da una doppia calotta, cioè in mezzo tra la calotta superiore e quella inferiore c'è un intercapedine simile a quella della cupola del Brunelleschi, per intenderci. Diciamo che tutto questo è stato chiaramente grazie all'architetto Maria Teresa Minervini della sovrintendenza, che poi è stata il direttore dei lavori oltre che il RUP, e ci ha guidati in questo bellissimo restauro del quale io vado molto fiero, e quindi noi come imprese napoletane abbiamo secondo me il dovere, la necessità di valorizzare questi interventi, perché la nostra categoria può dare moltissimo come contributo sia nel sociale che per quanto riguarda il rispecchio a livello nazionale e internazionale. I beni culturali napoletani sono sempre stati all'ordine del giorno, ma purtroppo spesso lo sono per incuria, per abbandono. Dare questo segnale significa non solo far capire alla gente quali sono i tesori, ma anche le potenzialità, perché ogni volta che si apre un restauro sono posti di lavoro, sono quindi risorse che si muovono. Quindi sono maestranze napoletane, campane che hanno lavorato. Maestranze nostre napoletane sono nella tradizione napoletana, perché la tradizione napoletana è di maestranza. Ecco, 10 anni fa io ho cominciato a chiedere, no, forse più di più 10 anni fa, ho cominciato a chiedere fondi per avere i soldi per restaurare la cupola della chiesa, che ormai era in condizioni veramente disastrose, perché hanno le intemperie, la mancanza di manutenzione e in generale l'incuria che spesso si riserva ai beni culturali. Stavano facendo un lavoro certosino, stavano buttando giù tutte le tegole maiolicate della chiesa. Questa è la prima cupola maiolicata a Napoli, che Frannuvolo, che è l'architetto che ha costruito questa chiesa, fece delle cose bellissime qui, non solo dell'architettura della chiesa, ma anche della struttura della cupola, e poi questa cupola maiolicata che è bellissima, di una fantasia stupenda. E quindi è nato così, per 10 anni ho chiesto i soldi, alla fine me li hanno dati in parte. Poi durante il lavoro sono arrivati degli altri soldi, è stato un lavoro veramente dove abbiamo avuto dei colpi di fortuna,